giro di domande le repliche. Grazie. Innanzitutto grazie Presidente dell'introduzione e grazie senatori e senatrici per essere qui ad ascoltarmi, è un vero onore e un vero piacere. Inizierei, diciamo, introducendo il mio intervento facendo una premessa di. Dire, allargando la prospettiva oggi e scomodando un altro personaggio illustre italiano, abbiamo bisogno, diciamo, di uno spirito cavuriano in questo senso per rispondere al crescente quoziente di instabilità internazionale e quindi provare a cogliere le opportunità, ma anche schivare le minacce che ci troveremo dinanzi. Quindi, assolutamente meritoria un'iniziativa come il Piano Mattei e appunto inserire questa iniziativa all'interno di una necessità più ampia di attivismo per una media potenza come l'Italia sul piano internazionale. Permettetemi anche dall'altro lato però di sottolineare come diciamo, strategie di tipo orizzontale, settoriali, funzionali, come un piano Mattei debbano secondo me inserirsi all'interno di una visione di grand strategy più ampia, cioè di una diciamo la necessità di una verticalità strategica più ampia per un paese come l'Italia, che aiuti da un lato a riconoscere obiettivi, limiti e vincoli dell'azione internazionale del nostro paese, ma dall'altro anche aumentare un senso di riconoscibilità internazionale dinanzi ai nostri alleati, ai nostri partner, ma anche potenzialmente ai paesi avversari. Quindi in questo senso un'iniziativa come il Piano Mattei, estendendo il discorso ad altre strategie settoriali, penso, non so, al piano del mare pubblicato qualche tempo fa, piuttosto che prossimamente la pubblicazione della strategia di politica industriale. Quindi tutte strategie settoriali che secondo me devono, in ultima istanza, seguire una grand strategy, quindi la necessità di un livello superiore di riflessione che dia verticalità a queste strategie di tipo settoriale. Andando più nel merito del tema oggetto dell'audizione di oggi, e quindi in generale dell'approccio, rinnovato approccio dell'Italia a un continente importante come il continente africano, permettetemi anche qui di diciamo contestualizzare questa tipologia di intervento all'interno di un contesto appunto che vede una rinnovata competizione tra anzitutto grandi potenze che si sta riaffermando come paradigma della nuova realtà internazionale come non si vedeva da 30 anni circa, cioè dalla fine della guerra fredda. Questa è una realtà che avrà delle implicazioni non solo nei teatri primari della competizione, l'Europa e l'Indo-Pacifico, ma appunto anche in teatri considerabili dal punto di vista delle grandi potenze come secondari, a partire dal continente africano. Con quali conseguenze dobbiamo chiederci come media potenza, come paese che impegnato nel Mediterraneo e potenzialmente volenteroso di aumentare il proprio impegno in Africa. Bene, con una conseguenza lampante, cioè l'aumento dell'instabilità di questo continente in cui andremo e vorremo in un certo senso intervenire. Instabilità che basta presentare alcuni dati riguardo diciamo, la tendenza dei colpi di Stato che ci sono stati negli ultimi 3 anni nel continente africano. Parliamo di 8 colpi di Stato in 7 paesi, solo per quelli, diciamo, andati, tra virgolette, a buon fine, a cui si affiancano altri paesi che hanno subito, diciamo, istanze di stabilità. Penso, più di recente, in questi giorni, un paese come la Guinea-Bissau, che è nel pieno di un processo di stabilità e potenzialmente di un nuovo colpo di Stato interno. Un'instabilità che non ha solo fattori endogeni, come in passato, ma soprattutto oggi probabilmente fattori esogeni che spingono, aumentano, permettono una crescita di questa instabilità. Un secondo, diciamo, elemento di contesto che vorrei darvi riguarda invece una dimensione più circoscritta di questo nuovo contesto di conflittualità e che riguarda una conflittualità di tipo anzitutto economico. Rispetto al passato, questa è una dimensione che assumerà una rilevanza sempre più importante,
Quando parlo di conflittualità di tipo geoeconomico, parlo di temi che riguardano l'industria, che riguardano i fabbisogni strategici, che riguardano la transizione, quindi abbracciano una serie di temi molto generali. Comunque dobbiamo quindi prendere coscienza di come su questa dimensione qui, che oggi potrebbe, rischia di aumentare notevolmente la conflittualità, con implicazioni per un piano come quello Mattei, che anzitutto è un piano di natura, geoeconomica, di cooperazione allargata alla dimensione economica. È con queste due premesse, con queste premesse di contesto che entrerei più sul merito del piano Mattei, provando a toccare due punti che secondo me dobbiamo focalizzare. Il primo, per quanto detto soprattutto riguardo alla dimensione geoeconomica, riguarda l'industria, cioè la necessità che il piano Mattei dia priorità o comunque abbia come perno della sua azione complessiva la dimensione industriale, che è oggi la frontiera di quella che ho definito competizione geoeconomica. È la frontiera quindi che richiederà a paesi come l'Italia, ma anche a grandi potenze, penso alleate come gli Stati Uniti, un impegno sempre maggiore su questo fronte qui. Quindi un rilancio della politica industriale che secondo me dovrebbe fornire un cappello, una copertura che dia organicità a tutti gli interventi e le linee di azione poi settoriali che sono poi esplicitate ad esempio allo stesso comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 161, parlo quindi di infrastrutture, transizione energetica, approvvigionamenti, tutta una serie di settori che però devono in qualche modo avere una loro organicità, un loro perno che secondo me potrebbe essere individuato appunto nella dimensione propriamente industriale. Secondo punto di natura operativa che vorrei toccare riguarda un altro grande tema di dibattito e probabilmente anche di polarizzazione che viene toccato dal piano Mattei, cioè il tema migratorio. Ecco, se noi accettiamo le premesse per cui questo piano deve avere come baricentro, come perno d'azione, una dimensione, un rilancio della dimensione industriale del paese in un continente come quello africano, ecco che anche le migrazioni in certo senso possono essere lette all'interno di questo nuovo concetto, di questo nuovo contesto, quindi possono subire una sorta di riconcettualizzazione. In che termini? E a livello pratico. Nella misura in cui definiamo e iniziamo a pensare al migrante come anzitutto fonte di capitale umano, non tanto per un paese come l'Italia, ma anzitutto per i paesi africani stessi. Cioè quindi tentare di orientare il dibattito, comunque la discussione in merito al dossier migratorio, legandolo a quella che è la prospettiva, la dimensione perno, che è quella appunto di natura industriale. Quali sono a livello pratico le conseguenze di questa riconcettualizzazione possibile? Da un lato appunto la necessità di integrare negli sforzi di gestione del problema migratorio molti più attori nazionali. Penso a tutto il mondo della formazione, il mondo dell'impresa, il mondo dei centri di ricerca, delle università, che devono giocare un ruolo sempre più importante e decisivo in questa dimensione appunto migratoria, intesa anzitutto in termini economico-industriali. La dimensione migratoria può portare uno sviluppo anzitutto di questi paesi in cui paesi africani in cui potenzialmente l'Italia può aumentare propria linea d'azione e quindi volontà di cooperazione, ma anche di conseguenza avere dei riflessi sul paese Italia, quindi sul nostro sistema produttivo e industriale. Quindi pensando a una trasformazione vera e propria di temi come quello dei corridoi umanitari, quindi un concetto secondo me abbastanza limitante, superandolo e trasformandolo in veri e propri corridoi di capitale umano, che è un discorso molto più complesso che si lega a molti più attori che devono essere coinvolti e anche a una dimensione, a una lettura strategica del problema migratorio, che quindi vada oltre la dimensione del dibattito politico e anche della dimensione strettamente umanitaria. Cercando di avviandomi alle conclusioni, trarre delle somme di questo discorso che ho tentato di abbozzare, potremmo immaginare due almeno iniziative, operazioni all'interno anche della cornice normativa che è stata proposta dal decreto legge 161 che appunto necessita conversione.
da un lato una, diciamo, potremmo dire una razionalizzazione dei settori di intervento, non tanto nell'esclusione di uno di quei settori elencati all'articolo 1, ma quanto una loro riorganizzazione verticale e gerarchica, fondata su un'architettura, secondo me, dovrebbe aspirare a divenire un'architettura anzitutto tridimensionale. Quindi dal lato abbiamo la cooperazione allo sviluppo, una linea d'azione e cooperazione che l'Italia ha portato avanti storicamente in maniera molto, molto vantaggiosa, dall'altra dimensione migratoria, ma in terza istanza la dimensione industriale, entro cui ricomprendere tutti gli sforzi, le iniziative, i progetti orizzontali che toccano i diversi settori elencati all'articolo 1. Secondo elemento, una secondo me non tanto razionalizzazione quanto una anche qui un tentativo di incidere attraverso un principio di distinzione geografica, e qui mi rifaccio al comma 2, al comma 3 dello stesso articolo, dove si inserisce, secondo me, meritoriamente un riferimento al discrimine che deve essere fatto in sottoquadranti geografici. Cioè il continente africano non può essere visto da una media potenza come l'Italia come un continente nella sua interezza, ma dovrebbe, secondo me, essere, diciamo, vivisezionato all'interno di sottoquadranti prioritari e quindi all'interno di una scala gerarchica di tipo geografico. Se vogliamo introdurre alcuni criteri, dobbiamo ricordare, per capire quali sottoquadranti sono più prioritari di altri, dobbiamo, secondo me, ricordare ancora una volta che l'Italia è un attore, una media potenza del sistema, quindi un attore con risorse e vincoli ben chiari nella sua azione internazionale. Ecco quindi che, presa consapevolezza di ciò, potremmo pensare che alcuni sottoquadranti prioritari per un paese come l'Italia possono essere, ad esempio, il Nord Africa, il Sahel e il Corno d'Africa. Quindi, diciamo, tre sottoquadranti che si inseriscono all'interno di una visione che deve essere comunque una visione realistica della postura internazionale dell'Italia in quanto media potenza, e quindi potremmo dire una postura indomediterraneista, cioè una postura che dia priorità a quei sottoquadranti e veda l'Italia come un paese che anzitutto agisce in una dimensione indomediterranea. Ultimissimo punto che tocco riguarda invece un aspetto, che è quello della cooperazione dell'interazione tra Piano Mattei e strategie, diciamo, africane di paesi partner, alleati e non solo. Ecco che qui, secondo me, va data un risalto alla dimensione di contestualizzazione internazionale, cioè come il Piano Mattei si inserisce all'interno di un contesto internazionale in cui l'Italia gode di alleanze, di partnership, eccetera. Perché va fatto questo? Va fatto un richiamo a questo contesto, perché altrimenti anzitutto si rischiano sprechi e sovrapposizioni, ma dall'altra, appunto, ritornando a un aspetto che ho toccato all'inizio, si rischia una scarsa riconoscibilità e uno scarso sostegno dei nostri partner e alleati al piano, quindi, di intervento strategico dell'Italia nel continente africano. In ultima istanza dobbiamo anche prendere in considerazione quella che è l'azione di attori extraregionali sempre più presenti in Africa. Quindi non solo prendere in considerazione e operare, diciamo, una valutazione sulle strategie dei nostri partner in Africa, ma anche una valutazione di strategie africane da parte di attori potenzialmente rivali. Non cito solo la Cina, ma cito anche paesi che, pur essendo partner dell'Italia, in alcuni settori potrebbero emergere elementi di frizione. Penso alla Turchia, penso alle monarchie del Golfo, penso anche a un paese come l'India che progressivamente aumenterà il proprio impegno nel continente africano. Quindi dobbiamo chiederci, prima di lanciare, diciamo, un'iniziativa di questo genere, un rilancio della prospettiva italiana nel continente africano, dobbiamo chiederci quali sono le strategie degli attori extraregionali oggi presenti in Africa, quali settori di possibile cooperazione e quali anche i possibili settori di frizione. Qui concludo, vi ringrazio, ricordando appunto che il continente africano è comunque sempre più un continente affollato e quindi un continente che, in cui operare risulta da un lato difficile, ma dall'altro anche potenzialmente molto vantaggioso. Quindi vi ringrazio nuovamente per l'attenzione. Grazie professor Baldelli.
Ci sono domande? No, non ci sono domande, quindi io chiudo la nostra audizione se non ci sono qua domande, ringraziando il professor Baldelli. Grazie a voi, grazie, grazie a voi senatori per l'attenzione. Grazie Presidente. Grazie professore. Esattamente, esatto, l'ho capito tutti. Grazie.